Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video di Curse. Bene, siamo sempre Darien Dane, nel 1890 in Inghilterra. E siamo in questo aspice di museo popolato di zombie, credo. O esseri posseduti, insomma. E siamo sempre alla ricerca della nostra collega Victoria Sutton. Adesso usciamo di qui. E apriamo le porte dell'atrio, visto che nello scorso episodio abbiamo trovato la chiave. Eccola qua. Ma quello non era il ladro. Quello che abbiamo incontrato nello scorso episodio. Che ha tentato di rubare la statuetta. E che voleva da noi? Ci ha lanciato qualcosa. Hai trovato un biglietto, vuoi prenderlo? Subito. La prossima volta non sbaglierò. E che significa? Messaggio d'avvertimento è stato lasciato qui dal misterioso ladro. Che poi più che ladro sembra un ninja. Comunque sembra che gli diamo fastidio. E sembra che abbia lasciato anche qualcos'altro. Hai trovato dei dardi d'argento per balestra. E prendiamoli. Che se troviamo una balestra possono tornare utili. Vediamo un po' la mappa. Ah, è bello grande questo atrio. Adesso però dobbiamo capire dove dobbiamo andare. Qui c'è una porta. Che non si apre. E qui? Qui addirittura non c'è la porta, però c'è un cartello. Per la biblioteca e la mostra sulle torture. Allora di qua dobbiamo andare. Mostra sulle torture, la storia dell'applicazione della legge attraverso gli anni. Vabbè, qui dice sempre la stessa cosa. Ancora quella risata. Ma che so, un pagliaccio? M'è stata pia per culo. E intanto la porta è chiusa. Allora dobbiamo salire sopra. Non si apre nemmeno questa porta. E qui che c'è? Hai trovato dei dardi per balestra, altri. E prendiamoli. Vediamoli un po' questi dardi. Dardi da balestra, frecce con punta d'acciaio, le preferite del misterioso ladro, LeChat. Così si chiama il ladro. E come fa a saperlo? Cioè l'ha capito vedendo i dardi. Questo non l'ha neanche visto in faccia e ha capito che il ladro si chiama LeChat. Allora lo conosce.
Ma. Eppure qui non si apre. Qui intanto c'è la nube gialla. Senti freddo, malvagità e addirittura. E tuttavia l'aura ultraterrena ti attira, non farti ingannare. Non cedere al potere del lato oscuro, Darien. Lo senti il fremito della forza? Vabbè, allora comunque dove devo andare? Forse di qua. Qui c'è la nube. Museo di storia naturale, una collezione proveniente dal mondo intero. Ammirate le meraviglie della natura. Vediamo se qui la porta è aperta. Meno male. Il suolo è asciutto e le foglie coperte di parassiti. Chiunque se ne occupi ha trascurato il suo dovere. Ha parlato il pollice verde. Che ne sai tu? Donato da Archduke, Lord Sindaco di Londra, 1796, recita la targa. Oh cazzo! E questo che è? Si vuole alzare? O è stecchito? Ho trovato delle pallottole. E ho trovato pure un fucilozzo. Questo intanto sembra morto morto. Andiamo di qua. Ma dove siamo? Quindi qui la porta è chiusa. E infatti, e c'è anche una targa, però non riesco a leggerla. Oi, you. E tu chi sei? Oh cazzo, ha intenzioni ostili. E non mi becca nemmeno per sbaglio, ma che mira c'ha questo qui? Eppure c'avevo un bel fucilozzo che è sparito adesso. Vediamo che hanno questi due cadaveri. Hai trovato la chiave della sala sulle torture, vuoi prenderla? E abbiamo trovato anche la chiave della sala delle torture. Sembra che questi sicari cercassero qualcosa o qualcuno. Allora questo è un sicario. Non è che è in combutta con il ladro. Un sicario di chi, tra l'altro? E questo? Questa scatola? Non si può fare niente. Dietro a questa porta si trova la mostra di storia naturale, ma la porta è chiusa. Tanto per cambiare. Vabbè, andiamo alla sala delle torture. Dannate telecamere. Chissà cosa ci aspetta. Presumo altri zombie.
you're safe, thank goodness. When I saw the bodies on the way here, I feared the worst. Have you found the key? E che ci fai qui, Abdul? Ma guarda questo. Tu scommetto che non hai trovato nessun pericolo. E sei venuto qui bello tranquillo. Ma come hai fatto senza la chiave dell'atrio? O forse perché ho aperto io la porta. E sei potuto entrare. Vabbè, intanto salviamo. Ok, adesso possiamo entrare nella sala delle torture, vero? Tu non venire mai con me, Abdul, mi raccomando, non mi accompagnare mai. Resta sempre qui a farti i cacchi tuoi. Oh mio Dio! Alla faccia della sala delle torture. E ti pareva che dovevamo incontrare un altro zombie? Ma che te ridi? E tutti che mi volete baciare? Ma che siete vampiri? Volete abbracciarmi? Esamini il corpo ma non trovi nulla di utile. Dove è andata la nube? Che schifo. Ma guarda queste gabbie. E qui? Sembra che questo orrendo congegno sia stato toccato di recente, ma è ben chiuso. Ma lì chi c'è? Help me, please. There's a boat on the side of the stocks. But be careful. C'è un bullone. Ma con quella voce ti dovrei aiutare. Mi sembri tanto uno zombie. Un lucchetto arrugginito tiene chiusi i ceppi. Vuoi toglierlo? No, aspetta. Lo vorrei salvare questo qui. Ancora viene decapitato. Anche se a me sembra sempre di più uno zombie. Però chissà, può darmi una mano. Anche se qui non trovo nessun meccanismo alternativo. Proviamo ad andare di qua. Ma che cos'è quella cosa? Sembra un'enorme lama tagliente che sta attaccata al soffitto. Nessun umano dovrebbe mai subire un trattamento così diabolico. Ma che gli hanno fatto? L'hanno vivisezionato. Qui c'è un piccolo buco. E che ci dobbiamo infilare nel buco? Che questa mi sembra tanto una grossa e grande trappola. Niente, non si aziona nulla, devo per forza togliere il lucchetto. E quanto lo sapevo. E che dovevo fare? E lasciami. Thank you.
E mo chi ci sarà là dentro? Andiamo a scoprirlo. Un altro zombie. Lasciami. E adesso dove andrà la nube? Si è dissolta. Hai trovato una manovella arrugginita, vuoi prenderla? Questa mi sembra un'altra trappola. Vuoi vedere che sta manovella la dobbiamo ficcare nel buco? Sì, ma poi si abbassa quella cosa. Apriamo la porta. Non si apre. Me ne pentirò amaramente, però proviamo a mettere la manovella. Oddio, meno male che mi sono scansato. E lo sapevo. Così ho potuto sfondare la porta. Vediamo la mappa. Andiamo di qua allora. Un altro poliziotto morto o una guardia del museo, non lo so. E altre pallottole. Qui che dice? Per la biblioteca. Sperando di trovare Vittorio. Aprite. Quit you idiot. Find a key to this door. I'll make sure she don't double back this way. Chi parla? Per la biblioteca. Oh cazzo! Merda, ma c'è pericolo dappertutto! Ma lì c'erano dei sicari. E che volevano? Forse tornerò indietro dopo. Intanto me ne vado di qua. Questo non c'ha nulla. Silenzio, biblioteca di consultazione. Oh, e siamo in biblioteca. Per scalinata principale, la mostra sulle torture. Non c'è un libro interessante, possibile. Ci sono fogli dappertutto, qualcuno se n'è andato di gran fretta.
Cos'è? Hai trovato la chiave, vuoi prenderla? Aspetta. Non vorrei che se prendo la chiave scatta qualcosa. Ma non c'è niente. Questa sembra la scrivania di Victoria, ma lei ha chiuso il cassetto. Puoi trovare una chiave? Ah, ma allora quella chiave che abbiamo trovato apre la scrivania. È fermo, c'è una piccola apertura nel vetro. Le lancette indicano le 8:26. Hai trovato un pezzo di carta strappato, vuoi prenderlo? 13 sinistra, 2 destra, 6 destra. Vabbè, lo posso usare. Non lo posso usare sull'orologio. Niente. Prendiamo la chiave, va. Sembra che non sia successo nulla. Perché non entra? Non me la fa usare. Adesso sì. Hai trovato gli appunti manoscritti di Victoria. Vuoi prenderli? Sì, è 4 di sera. Mercoledì sera e l'apertura della mostra si avvicina. Mamma sarebbe tanto orgogliosa, vorrei che fosse qui a vedere questo momento. Il mio lavoro di una vita, portare alla nazione gli artefatti della tomba di Set. Assieme e in pubblico per la prima volta in decenni. E tuttavia non riesco a dimenticare gli eventi degli ultimi giorni. La lettera arrivata a mio nome dal signor Waid mi confonde ancora. Che io sappia non ha cercato di contattarmi con altri mezzi. 7:59 sempre di sera, sembra che la polizia stia prendendo qualcosa sul serio. Sono stata fermata almeno 4 volte nel corso del mio lavoro, questa sera, dal personale del museo che sa esattamente chi sono. Victor Campbell, in particolare, sembrava particolarmente spiacente, ma mi ha dato l'impressione di seguire gli ordini. Mito o no, una favoletta ha sempre il potere di rendere nervosa la gente. Spero solo che non abbia effetti negativi sulla mostra. 8:20. Il signor Campbell è appena passato a dirmi di nuovo che la polizia sta arrivando più numerosa. È troppo rumoroso qui attorno, in particolare per una biblioteca. Non so come si possa fare a lavorare, una situazione ridicola. Forse la situazione sarà più tranquilla nella nuova mostra. Mi chiedo cosa stia facendo la polizia. It seems as though Miss Sutton was here. These papers are undoubtedly hers, but why should she leave them behind? I fear she must have headed for the exhibition. If she felt the statue was in danger, I'm inclined to believe she'd take that risk. You would better go after her. Check around the library first to see if there are any other clues. Ma perché quando appare Abdul c'è sempre quella musichetta?
E perché mi devi far prendere sempre spaventi? L'unica cosa che so però è che la puntata di oggi è finita. A quanto pare Victoria non è nemmeno nella biblioteca e sembra che adesso sia nella sala di Iside. Riusciremo mai a trovarla? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piaciozzo, commentate e condividete se volete. Noi, come sempre, ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!